nelle puntate precedenti, Mauri Pilloni è il presentatore di un famoso late night show di Cagliari, l'ex Acciaieria Live, che porta avanti facendo rapire i suoi ospiti da Gonnos e il Driver, due criminali assassini che di puntata in puntata diventano suoi grandi amici. Alla morte del regista Francesco Pupillo, sopraggiunta durante la quarta puntata a causa di uno sparo esploso erroneamente dalla pistola di Gonnos, subentra come nuovo produttore dell'acciaieria Lauro Cordiales, noto puttaniere dai modi efficaci. Mauri non sopporta Cordiale e le sue idee politiche, quindi si accorda con Gonnos per incastrarlo e farlo arrestare per evasione fiscale. Nel frattempo i due criminali diventano i nuovi proprietari dell'acciaieria, ma Cordiales esce di prigione e riconquista la proprietà dello show dopo una dubbia partita poker. Ora Cordiales, nuovamente proprietario dell'acciaieria, è incazzato nero e avrà la sua vendetta. Per l'ex Acciaieria Live, questo è l'ultimo episodio della prima stagione. Ti piace la nuova cravatta, Avi? No. Ti piace la mia nuova cravatta, Gonos? Molto. Ok, sei la nuova velina. Non avevamo una velina. Abbiamo una velina. Quindi stavamo dicendo, lì mettiamo la statua del pinguino gigante di ghiaccio con le tette enormi. Lì l'angolo minori, lì un paio di panni per le ragazze quando balleranno. Ehi, Cordiale, che fai? Produttore. Ok, ci puoi dare un attimo un uomo? Ma chi è Adam Cadmon che ha avuto un incidente stradale? Ah, l'ingegner Crollo, mi sta aiutando per il mio nuovo progetto. Che progetto? Questa è l'ex Acciaieria Live. Non più. Beh, lo spettacolo deve continuare, Cordiale. Se abbiamo avuto delle divergenze, non c'è problema. No. In che senso no? Non continua. L'ex Acciaieria è del nostro regista, Francesco Pupillo. Che è morto. Ha comprato tutto Gonnos. Ho vinto a poker. Ma non è vero, Gonnos, dammi una mano. Joker piglia tutto. Ma come Joker piglia tutto? È il mio codice d'onore. Gonnos, ammazzi la gente, ma che codice? Ma neanche più la pistola, non lo posso neanche ammazzare. Oh, signore. E cosa ci sarà al suo posto, per curiosità? Uno strip club. Ridicolo. Se noi rimaniamo, che cosa succede? Chiamo la polizia. Non puoi farlo. Sì, invece. Ma che cavolo fai? Oh! Penso di avere le patite adesso. Allora, ho solo una domanda, ok? C'è uno spazietto per me nella tua piccola azienda? Hai sorelle? No. Ciao, Mauri. Almeno tu puoi lavorare. No, sei tu quello bravo a ballare sui pali, no? Assumilo. Possiamo finire l'ultima puntata? L'ultima puntata oggi? Una puntata piccolina. Ci sarà Sgnacchera. Ok, sono magnanimo. Ok. È il minimo. Certo. Una puntata. Ok, va bene. Quanto abbiamo? 40 minuti? Sì. Così era già fatta. Quindi stavamo dicendo il pinguino, tette no, una sesta. Signore e signori, buonasera. Va in onda da un luogo sconosciuto di Cagliari l'ultima puntata di Ex Acciaieria Live. Conduce Mauri Pilloni. Bentornati qui all'Ex Acciaieria Live. Sono Mauri Pilloni, il vostro conduttore, e sono finalmente un disoccupato. Wow! E finalmente anche io avrò il mio reddito di cittadinanza! Wow! Come non è ancora partito? Come non è ancora partito? In che senso? Ma era il loro primo... cioè, era la prima cosa che dovevano fare. Non è partito. Ho appena perso la mia casa. Va bene, questo è un altro discorso, lasciamo stare. Sono povero. Prima di cominciare il monologo della nostra ultima puntata, perché oggi è la nostra ultima puntata, l'ex Acciaieria è giunta al termine, 13 puntate, c'è un piccolo avviso da fare a tutti coloro che sono presenti in sala. Dopo appena 13 puntate e una stagione intera abbiamo finalmente riparato il bagno, perciò complimenti, ora potete andare in bagno in studio! È genio, perché sapete, io me la facevo addosso di fronte agli ospiti molte volte perché non potevo andare in bagno. Adesso che hanno riaperto il bagno, finalmente potrò, a fine stagione però, vabbè, lasciamo stare. Dunque,
Sono passati quanti? Tre mesi e mezzo più o meno. Tre mesi e mezzo e abbiamo fatto tendenza. Non so se ve ne siete resi conto, però quando siamo arrivati c'era poco di Late Show in giro. C'era Catalan, c'erano altre cose, tutte belle, eh? C'era J-Ax, ma ha fallito qualche anno fa dopo una puntata, mi sa. Povera, c'è una colpa sua. Quando siamo arrivati non c'era niente in quel momento e dopo qualcosa è cambiato, è iniziata la tendenza. Vi faccio un esempio, io Toby non aveva ospiti, adesso ce li ha. Mai Dire è tornata e adesso fa Mai Dire Talk. Nessuno se lo immaginava, non ne sapeva niente nessuno e adesso ci sono. Un altro esempio, David Letterman ha condotto il suo primo show nel 1992. È soltanto uno di questi tre esempi, è fuori tempo. Gli altri sono giusti, gli altri sono perfettamente giusti e vi dirò di più. Abbiamo deciso di far causa a YouTube. Abbiamo deciso di far causa a YouTube e abbiamo deciso di fargli causa perché ci ha rubato l'idea dell'ospite. Perciò un bel applauso, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie, grazie. Sì? Oh. Grazie. È un cordless? Li fanno così adesso? Ok. Sì. Ok. E abbiamo perso contro YouTube. È andata così. Un po' mi dispiace. È giunto il momento di stare seri. Volevo ringraziare davvero tante persone. Quando qualche mese fa è arrivato Francesco Puppillo, eravamo a marzo dell'anno scorso, quando è arrivato Francesco Puppillo e mi ha detto che era da un po' che mi seguiva, che mi voleva come conduttore per un suo late show, l'ho denunciato per stalking. Poi ci siamo riappianati dopo che lui ha fatto tre mesi di prigione. Poco per uno che fa stalking, no? Però mi sembra. Dopo che ce lo rifà. Vabbè, comunque questo è un altro discorso. Abbiamo appianato le nostre divergenze e mi ha proposto questo show e io non ci credevo perché ho conosciuto tante persone in gamba. Marco Camba, Gianluca Caboni, spero che sia il suo cognome, non ne sono certo. Tante persone, Alice Facchini, tante persone che mi hanno dato ad avere una mano, Giovanni Porcellino. Oh, ma che cosa sta succedendo? Non cortesia, allora, noi stiamo lavorando. Che cos'è? Ah, è vero, per chi non ci avesse seguito l'ultima volta, siamo stati venduti. Siamo stati venduti, adesso diventerà uno strip club questo posto. Storia vera, purtroppo è una storia vera. Fatto sta che io vi volevo ringraziare. Grazie a tutti per averci seguito, perché oggi è la nostra ultima puntata, è stato davvero un piacere. E io... Oh no, me lo lasci fare il monologo? Grazie, grazie. Allora, stavo dicendo, io sono... Ma perché fai così? Devi guardare me! Portala in alto, grazie, grazie. Un secondo. Io sono Mauri Pilloni. Questa è l'Ex Acciaieria Live e ci vediamo dall'altra parte! Acciaieria. È bello essere qui con tutti voi e devo essere sincero, è davvero bello perché si respira un'aria un po' malinconica, un po'. Ma finalmente sono qui! Una bella bella. Allora, Matteo ha passato gran parte della sua storia qui in Ex Acciaieria dietro un palo, perciò siamo contenti che finalmente sia uscito dal suo guscio. Ma no, adesso no. Ma anche gli orologi. No, piano tu che me l'hai già sfasciata con Antonello online. Non è che mi prendi anche questa? No, vai. Che bello. Va bene, le notizie. Prete si gioca 900.000 euro dei fedeli alle slot. Parrocchiani in rivolta, rivogliamo i nostri soldi. Ma io mi chiedo, come fai a fidarti di un uomo che ha questa faccia? Cioè, adesso, al di fuori di tutto il resto...
Probabilmente si chiama Padre Male quest'uomo, perché non ha per niente, non c'è neanche un briciolo di... Comunque, il fatto è questo, non so bene come abbia raccolto 900.000 euro dei fedeli, perché è questa la vera notizia, i giornalisti non si sono concentrati su questo, però... Cioè, hanno chiesto per un miracolo, che cosa è successo? Non capisco. Andiamo avanti con le notizie, io sono un po'... Vietati i giocattoli che rimandano ad altre culture. Ma ad altre culture, ma ragazzi, cioè Ciccio Bello di colore esiste da sempre, è un'istituzione, è come se togliessimo Pie Baracus dall'A-Team. Nessuno vorrebbe farlo, andiamo, come puoi? E poi voglio dire, Barbie era così contenta di essere fidanzata con Ken versione africana, perché dovremmo, voglio dire... Prossima notizia! Toninelli, Genova tornerà più forte in pochi mesi, al massimo anni. Perché no, aggiungiamo anche... Esagerando 10 anni, decenni, millenni, che ne so. Ma come fa un uomo a essere così generico su un argomento? È veramente impensabile. È come se mi dici, dottore, in quanto guarirò? Non lo so, lei sta per morire, forse ci metterà una settimana. Forse sta morendo già adesso. Ma cosa c'è? Non ha nessun senso. Prossima notizia. Ancora, è un vizio. Toninelli non va al convegno, al suo posto una sagoma di cartone. Cioè io... Ma poi perché l'hanno messo così? Gli dovevano dare il 5 ogni volta che facevano una battuta. Ehi, sapete qual è il colmo per un sindacalista? Boh, non lo so. Boh, e gli danno il 5. Ma che roba è? Quante cose non fa in una settimana, Toninelli? È successo nell'arco di 2 giorni. Prossima notizia. Ambulanza saccheggiata. I ladri sono operatori di un'altra onlus. Scherzavamo. Denunciati. Vabbè, non è che poteva finire in altro modo, ragazzi, Cioè... E poi che cosa hanno rubato? Organi vitali. Cioè, perché qua non c'è la notizia, perché purtroppo non abbiamo fatto lo screen della notizia, ci siamo dimenticati, è una grave mancanza. Chiediamo scusa a UTG.net che ci sovvenziona dandoci 10.000 euro al giorno. A giorni alterni. Un giorno no, l'altro no. E comunque il fatto è questo, che praticamente facevano parte dell'ambulanza dell'SOS di un'altra città e volevano giocargli un piccolo scherzo. Il problema è che probabilmente se ne sono accorti quando sono andati a soccorrere qualcuno, e questo non è bello, perché sarebbe davvero strano. Cosa ne pensi, Giova? Come sei messo oggi? Ti trovo in forma. Cioè, mi fa piacere che tu nell'ultima puntata hai trovato il coraggio di metterti la magliettina della salute sotto la camicia. Cioè, è una cosa che mi fa veramente piacere. Sono contento. Come stai? A parte gli scherzi, cosa farei dopo l'ex-acciaieria? Quali sono i tuoi futuri progetti? Giova, sto parlando con te, è inutile che guardi a fianco, Giova, è una parola, basta che dici, boh, ma che ne so, ma non fare scena muta. Passa parola. È molto triste per me dover dire che questa settimana assisteremo all'ultimo episodio, nonché l'episodio conclusivo della nostra serie TV preferita, che altro non è che Cops su Netflix. Nella fredda New York, i reati di droga sono giudicati secondo norme specifiche. Ma qui non siamo a New York. A Cagliari opera una squadra speciale che risponde al nome di Cops. Stella ci ha dato il pacco. Starà brillando da un'altra parte quella lucciola. È probabile che sia quel cazzo di nuovo... Beach Club. Cordiales. Che grandissimo figlio di puttana. Perché l'avevamo arrestato? Perché è un grandissimo figlio di puttana. Hai ragione anche tu. che serata. Ehi, ma quello... Ma no, non è il presidente. Presidente! Presidente, aspetta! Presidente! Presidente! Lei è un autografo! Presidente! Presidente! Fermo! Presidente!
Presidente! Una dichiarazione! A dire una cazzata, me lo ricordavo più... più bello. C'è qualcosa di strano, effettivamente. Presidente! Che succede? Ah! Bill! 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 Bill, che ti succede? Che ti succede, ragazzo mio? Bill! Eroina. Bill! La gente a terra, l'hanno sparato! Non è il vero. Cosa? Cosa? Bill! Non sono ancora morto. Ah, meno male. Svegliati, ragazzo mio, svegliati! Fare le condoglianze alla famiglia, appunto, dell'agente Bill, che è perito facendo il suo lavoro, e mi dispiace anche perché era un noto cocainomane, perciò insomma motivo in più per compiangerlo. Ragazzi, io però ci devo lavorare qua, l'ultima... No! Vabbè, chi se ne frega, è la cosa meno importante dello studio! Ma no! No, però capo... No, però Todd, lasciamelo. No, ciccia. Va bene. La penna. È giunto il momento di vedere cosa sta succedendo questa settimana ai nostri bene amati rapitori. Che cosa staranno facendo secondo te? Cioè, sei veramente inutile, ma perché non parli oggi? Cos'hai? Andiamo a vedere cosa sta succedendo ai nostri rapitori. Come sempre. Come al solito? Come oggi. Ma come sempre. Come al solito. Ok, come sempre. Ciao, persone famose della televisione. Ehi, ciao, caro. Dicevo al 2. Ciao. Ciao, ragazzi. Ciao, grazie. I nostri ospiti di stasera sono i fratelli Lorrai, Stefano e Massimo, due punte di diamante della compagnia La Pola, di cui fanno parte da 33 venerandissimi anni. Ma c'è dell'altro. I Lorrai, alla luce del sole, svolgono la professione di barbieri e da anni ritoccano le teste di migliaia di cagliaritani all'interno del loro barbershop nel cuore della città. Stile! Riusciranno Gonos e il driver a non farli sparire dopo l'intervista? Almeno loro che sono i nostri ultimi ospiti? Su via! Non credo. È bello il fatto che, come dire, noi non possiamo vedere i video che voi vedete da casa, va bene. Perciò, Giovanni, ancora tu non sai niente di chi sono i nostri prossimi ospiti. Vabbè, tu fate gli affari tuoi. Comunque, ad ogni modo... Cioè, mi avete preso anche la tazza! Ma che Wow. Cioè, tu eri qua sotto tutto il tempo. E non hai fatto niente? Vergognati. Vabbè, comunque... Tutto bene? Oh. Vabbè, facciamo come se fossimo a casa nostra, tranquilli. No, se vuoi prenderti anche un affetto di... Dai, fuori però! Dunque, Giova, hai mai visto su Videolina, di solito il lunedì, La Pola? Sì. Sì? Sì. Ti piace, come sei messo? Erba. Quello che fa Spiro Erba e Lollo mi sta proprio sul cazzo. Invece il sindaco di Scraffingio è una figata. Sì. E cavolo, devo essere sincero, hai scelto veramente il momento peggiore per smettere di avere il tuo mutismo selettivo oggi. Perché i nostri prossimi due ospiti sono Stefano e Massimo Lorrai!
azzurro. Penso. Tu non hai una sorella. No. È tutto bene, Giova. Come da? Prima ci sequestrano, poi ci trattano io, di me. È chiaramente lui il capobanda. Giovanni Porcendo, se lo volete sapere. Quello con la frangia? Sì, sì. Quello con la magliettina della salute. Vabbè, la metto anch'io, eh. Sì, vabbè, però. Quello però... pettinato con un rutto, quello. Sì, esatto, esattamente lui. Ho capito. Come state, ragazzi? Tutto bene? Beh, sequestrati, ma bene. Okay. Felici. Stanchi, ma felici. Ah, va bene. Cioè, ricordate questo. Vi hanno dato da mangiare, vi hanno dato da bere? No. Ok. Solo da mangiare, niente da bere. Cioè, solo questo è un po' secco. Male. Un prosecchettino, qualcosa. No, un po' secco io, non un prosecco. Ho capito male io da qui. Allora, il carrello ce l'hanno preso, non vi possiamo dare niente da bere, purtroppo. Vabbè, io non ho mai bevuto carrelli, però. No, non in quel senso. No. Mi spiego meglio. Allora. Voi sapete, non so se ve l'hanno detto, questo potrebbe essere un brutto colpo per voi. Cosa è successo? Non siamo in onda su Videolina. No. Ma stai scherzando? Io non so se avete dei problemi contrattuali, se adesso ve ne dovete andare... Vabbè, dai. Tanto non vi vede nessuno. Supereremo anche questo triste momento. Okay, ah, beh, in effetti, se posso... Cioè, è un'ottima... No, non è per... Ok. Si no! Allora, quanti, essendo voi, vi ritenete comici o attori, innanzitutto? Fratelli. Ok, di sangue? Non lo so. Non c'ero il giorno. Ok, va bene. Non lo so. Diciamo barbieri, okay, ecco. Va bene, che anche la vostra professione qui è giusto. Certo, non siamo qui neanche per fare pubblicità. No, però, infatti. Stiamo dicendo che lavoriamo in Piazza del Carmine, non saremo... No. Da che ora siete aperti? Dalle 8:30 del mattino. Oh, okay, facciamo orario continuato praticamente tutti i giorni, taglio no? Taglio per donna? Taglio per donna dietro, si va su. Beh, io spero che non facciate vedere questa puntata alle vostre mogli. Certo, io mi sono appena separato, perciò... Ah, posso... ok, allora quindi a posto, tu sei... Per me non c'è problema, mia moglie è una donna aperta. È qua la moglie, lo sto aspettando. È una donna aperta. Forse no, va bene. No, la figlia, forse la figlia. Quanti personaggi avete interpretato in quasi... No, più di 30 anni di carriera ormai. 33 abbondanti, dai. 33 abbondanti. Uno. Solo uno? Quello che non piace a quello là, a Frangetta. Giova, hai qualcosa da dire? O sei tornato muto? È andato. Adesso, una piccola curiosità. Mi sono informato sul sito della Pola e Aspi è di fatto anche il personaggio più longevo della trasmissione. Dico bene? Lungo, lunghissimo, sì, sì. Fa parte di te, diciamo. Certo. Sì, sì, io sono lui e lui è me, capito? Ah, okay, va bene. Invece, tu Massimo, quanti personaggi hai interpretato in questa carriera? Troppi. 25, forse. Se andiamo a contarli ci sono. Quindi sono circa 0,8 all'anno. Sì. Ho fatto un calcolo così, probabilmente erroneo al 100%, vi do un piccolo spoiler. Io uno. Tu uno? Sempre. Sempre qualche ricordi. Battuta te la ricordi? Qualcosa da dire? Lo facevo. Aspiro di? Erba. No, ma come aspiro di erba? Non ha nessun senso italiano. Aspiro di nome, erba di cognome per gli amici Aspi. Aspi gava conca. È proprio lui, lo riconosci? Di Sant'Efi. No, non è lui, ma perché fai così? Perdonatelo. Ma è senza no, caso. No, non lo perdono. No. Penso che sia senza cervello a questo punto. Oh, ma te la posso dire una cosa? Sì. Sei uguale a... come si chiama? Quello che era il Presidente del Consiglio che... Ha fatto... Che Renzi, sembra un po' Renzi. No, uguale a Renzi. Allora, devi andare. C'hai la faccia di Renzi, il ciuffo di Mal. Ok. Non so se è qui perché l'età media è giovane. Le scialpi. Ok. Ok. E la cravatta di mia zia. Ah, vabbè, allora a posto così. Secondo me, chi fra un paio d'anni, fai una trasmissione tipo che pezzo è giusto, okay. Fai il fighetto così,
Poi dopodiché, nel giro di pochissimo tempo diventi presidente del Consiglio, indici un referendum, dici se l'ho perdo me ne vado, e invece non te ne vai. Che poi adesso sta facendo il conduttore, non so se l'avete visto. Adesso ho visto. Siete colleghi adesso, come vi sentite? Non è meglio, subito, meglio. Molto meglio, molto meglio. Non volevo molto assolutamente. Meglio. Come vi trovate in un late show? Avete dimesticato? Tu mi hai detto che sei un fan del late show. Fan di David Letterman. Okay. Prima di lui sono andato anche a New York nello studio della CBS a vedere dove. Bellissimo, adesso è tutto rinnovato, perché adesso c'è il nuovo. Sì, sì. E beh, non c'è più lui. Adesso su Netflix che fa altro. Ma. Hai visto chi c'era prima di David Letterman? Johnny Carson. No. Ti trovo impreparato. Non ho la tua età, scusa, sono troppo giovane io, scusami. Scusa io. Invece tu, Stefano? Non me ne frega un cazzo di lui. Però. Giovanni, vuoi rispondere a questa maleducazione in corso qua nel nostro studio? Giusto. Hai visto? Hai visto? Stai imparando, hai visto? Bravo Giovanni! Allora, a parole tue. A parole mie, tranquillo. Che cosa ci vuoi? Oh, una cosa, non sai che assomigli... Ancora? Mi sa che è un Alzheimer brutto, no. Questo. Assomigli a una persona... Si chiama Massi, quello... Sì, non ti ricordi un cazzo, se penso... Balli! Quello... Penso sia qualcosa nel cervello in diretta qua... Vabbè, vai vabbè, avanti. Dico dopo. Se tu ti fermi, rimane, dura 4 ore. No, infatti. Che cosa scusa, Roberto, vuole? Scusa. No, non è Roberto, ah, no. Va bene, allora. Tu stai zitto, fatti a fare il tuo. Se vuoi chiamarmi Roberto, facciamo chiamare Roberto. Che problema c'è? Robertino, quello, ho vinto qualche cosa! No, basta, basta! Sei uguale, sei uguale! Che voi in Sardegna ormai siete qua da 30 anni, ok? Siete sul palco da più di 30 anni, quasi 33. No, bugia, 33 abbondanti. Mi sto perdendo anche io. Sta andando tutto bene? Sì. Tutto bene pubblico, ok? Ora, che cosa ci vuole per far ridere? Qual è un consiglio che dareste a qualcuno che in erba qualsiasi, diciamo, appunto? Allora, per far ridere devi comunque essere... Devi nascere. O perché sei bravo o perché hai una faccia di gomma, perciò... Grande Giova, sei già proprio... E poi ti deve piacere la passione, l'impegno, il lavoro e i testi... Tu Stefano hai qualche cosa? Devi essere un po' folle, secondo me devi essere un po' folle. Se non sei folle, la prerogativa se non sei pazzo, un po' pazzo dentro, okay. non sali su un palco e... Forse non pazzo come... E quelli... c'è da crederci. Ok, non pazzo come quelli che accusano di molesti ultimamente. No, un po' folle, devi avere un po' di follia. Ora, per quanto riguarda il comico, essere un comico, essere anche un attore, spesso e volentieri, è in questo caso... un mestiere oppure perché voi fate un altro mestiere oltre? Sì, beh, l'abbiamo già detto. È perché di comicità non si può campare oppure perché è una scelta vostra? È stata una scelta fin dall'inizio di far coesistere, ma tutti noi comunque, tutti noi della Pola, sì, comunque abbiamo un'altra professione. Perché noi siamo partiti sempre da questo punto, cioè da un punto di partenza che prima o poi finisce. Okay. Però con questo prima o poi finisce siamo arrivati a 33. Però, e noi diciamo sempre prima o poi di Cristo, prima o poi finisce. Voglio... No. Hai già pindacciato. Tanto non voglio, ma l'hai già. Tanto finisce nella croce lui, mica a noi, Vabbè. Tutto, sinceramente, Giova, è andata veramente così. Qual è che ti piaceva di più di personaggio che ho sentito da dietro? Qual era? No, ma come, no, come chi era? L'hai detto un secondo fa! Hai il sindaco di Scraffingio. Se l'hai dimenticato nel mentre. Ma ti hanno picchiato da piccolino oppure... Per usare un termine in gergo, voi salite sul palco spesso trassati, vi riconoscono comunque per strada, dicono, ma tu sei Aspia, cioè, vi riescono a riconoscere? Dopo 33 anni se non ti conoscono hai problemi. Oppure ce li hanno loro, esatto. Perché il problema è questo, certo. Anche perché noi lavoriamo e viviamo nella sua città, perciò siamo... Ok. All'interno del contesto lavorativo, che sia la vostra professione come barbieri o parrucchieri? Uguale, quello che vuoi tu. Nella vostra professione come barbieri, oppure come comici, quanto l'uno influenza l'altro? Cioè il fatto di essere già parte di un organismo come barbieri ha influenzato... Niente, sono due cose che camminano parallele e non si incontrano. Ok. Sì. Anche perché volutamente noi quando lavoriamo, lavoriamo. Ok.
Ora noi siamo al termine della prima stagione, abbiamo fatto 13 puntate, ora stiamo andando un attimino. Dobbiamo andare a teatro il 20, non so se lo sapete, il 20 dicembre. Io vi seguo sempre, sì. Vi seguo sempre, da sempre. Ma lo sai che siamo il lunedì, che spesso mentire, però è lo soggiorno della porra. No, ma io vi seguo sempre perché... cioè... niente, lui sapeva che doveva andare in pizzeria, non sapeva neanche dove si andava. Ho detto, vieni che devi firmare una lavagnetta. Ah, detto. Ok, che è questa, la nostra lavagnetta. Se la volete firmare, ragazzi, io vi cedo volentieri il pennarello. Mauri, che visione, ma perché devi sempre parlare? Ma non sei che mi piaceva? Cozzina. Cozzina ti piaceva? Tu sei mezzo cozzina. Credetemi quando vi dico che è l'altra metà che mi preoccupa di Giovanni. Avete qualche consiglio? Noi abbiamo finito la prima stagione, cosa possiamo fare adesso? Se voi finiste, cosa fareste? No, voi dovete ricominciare subito. Perché subito se... dopo? Sì. Perché siete bravi? Non è. No, aspetta, non è. Siete tutti bravi. Siete tutti bravi, tranne però. Sto... lui. Certo. Però. E poi avete energia. Questo è bello. Perciò prima... dovete. Prima ricominciate, meglio è. Dietro? Sì. Dietro le quinte. Dietro sarebbe qua. Ecco, quando... per lui è dietro questo. Abbiamo notato questo, che voi, era, oggi è l'ultima puntata e siete completamente schizzati, no? Andate... E mi ha ricordato noi, 30 anni fa, che alla fine della serata eravamo schizzati uguali. Adesso quando finiamo una serata, uno spettacolo, non vediamo l'ora di andare via, non vediamo l'ora di dipende uscire. Siamo stressati. Lui, quindi no, vabbè, comunque... avete un'energia incredibile. Grazie mille, è stato un piacere. È un grande piacere avervi come ospite finale. Mi hanno detto più volte che sarebbe il caso che io mi tagli i capelli. No, ma stai benissimo così. Ah, okay, no, perfetto, no, no. Perfetto. Lui ha una bel ciuffa, veramente. No, è un parrucchino. Moccio Vileda, sei. Loro sono Stefano e Massimo Lorrai. E tra poco ciao. La pubblicità. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Attenzione, questo è il nostro primo e ultimo spot serio. Ti preghiamo di prestarci adeguato interesse. Giovedì 20 dicembre alle ore 20, cos'hai da fare? Ovviamente niente di importante, perché nulla è più importante dell'ex Acciaieria on stage. Il primo spettacolo teatrale dell'Acciaieria. Ci sarà Mauri, l'ex band e tante guest stars che renderanno la serata divertente. Visto che Mauri da solo non è capace. Solo ed esclusivamente giovedì 20 dicembre alle 20 all'Auditorium Comunale di Cagliari, ex Acciaieria on stage. Info e biglietti sulla pagina Facebook dell'ex Acciaieria. Non farti rovinare il Natale dalla tua triste famiglia. Vieni all'ex Acciaieria on stage.
Non mi hanno lasciato più neanche la tazza. Ok. Va bene, comunque, non so se avete visto il nostro spot. Lo spot che avete visto poco fa è lo spot di quando andremo a teatro, ovvero il 20 dicembre siete tutti invitati all'ex auditorium di Cagliari, alla Marina, per vederci dal vivo Ex Acceleria on stage per una volta. Sarà bellissimo perché saremo tutti insieme, non stiamo scherzando, non è uno scherzo, saremo tutti insieme, io, Gonnos, il driver, l'ex band che è sempre con... Sì, ma chi ve l'ha detto di smontare? Ordini dall'alto. Ma chi? Cordiales. Come Cordiales? Cioè tutti? Beh, allora fuori. Però tu Giova no. Giova, cioè io non vorrei ricordartelo, però cioè... Abbiamo cominciato assieme, finiamo assieme. Sì, un amico, sì. Dai, siediti. Lo sai che insomma... Tutto bene? Te la senti di stare con me fino alla fine? Sì? Come ti senti a questo proposito? Tutto sto bene? Sto cercando un microfono. Ma cosa? Ma che scena è questa? Cioè io non... Ma perché deve accadere sempre? Ci sei? No, no, tranquillo. Fai come se fossi a casa tua. Giova, te l'ho detto, abbiamo cominciato assieme. E finiamo assieme. Stai zitto, fammele finire le frasi. Cioè, ma ti sembra il modo? Ma non le sai finire. Oh, signore, ma perché non te ne vai? Va bene, comunque, è giunto il momento adesso di concludere la serata in queste condizioni. Mauri. Sì. Lo sai chi assomigli a Conte, il premier? Prima quello Renzi, ora Conte, ma chi altro? Ma quello è che si è uguale. Va bene, signore e signori, diamo il benvenuto alla nostra Alice Facchini. Senti come ti acclama il pubblico, l'ultima puntata, hai visto? Ti piace il nuovo arredamento? Sì, molto minimal, interessante, mi sì, piace. Sì, concordo. Tutto bene, Giova? Senti la mancanza del resto dei... No, un lupo solitario si accoppia da solo. Una puntata triste. Che abbiamo Mauri, questa l'ultima puntata? Allora, questa settimana abbiamo un ospite importante. Il tema che affronteremo sono appunto quelle persone che sono quasi patologiche nei loro ritardi. Cioè, è capitato a tutti di essere in ritardo ogni tanto, però ci sono quelle persone che sono sempre guarda in ritardo. Guarda, che parlando di ritardi, Beppe Grillo ci ha fatto una brutta figura, perciò stiamo attenti. È un altro discorso, quello okay. Mauri. Abbiamo un professore oggi come ma ospite. Ritardi, quindi c'è cioè, temporali. Uno sì, temporali. Gli dici arriva alle 9 e arriva alle 10. Esattamente. Quindi vogliamo dare il benvenuto al professor Ilter, che è un professore di psicologia e che è uno studioso del comportamento umano. Quindi facciamogli un applauso e diamogli il benvenuto. Salve professore! Buonasera. Buonasera. Pillone. No, va bene, però va bene uguale. Salve. Si accomodi. È un piacere essere qua. È un piacere anche per noi. Allora, lei è uno studioso del comportamento umano. Non c'è bisogno di mettere. Ma non c'è bisogno di mettere il microfono ogni volta che fai un suono. No. Lo sai che lei mi ricorda il mio regista, tra le altre cose. Mio Dio. Non lo conosco. È vero. Stai zitto. Di cosa? Lei è uno studioso del comportamento umano, come dicevamo. Ritiene che le persone che, diciamo, possono essere considerate ritardatari patologici abbiano determinati tratti caratteristici nel loro comportamento oppure è una casualità? Beh, capita a tutti di essere in ritardo nella vita. Parliamo di fidanzate, donne, figlie. Solo femminile, non so. Mi sembra un po' sbagliato. Ma che ritardo è, se posso chiedere? È il ritardo di quel periodo del mese? Maurizio, per favore. Lei è scontroso. Ma capita a tutte di essere in ritardo. E io voglio parlarvi di una cosa. A tutti forse. Tutti voi. Ciao vecchio! Chiamami vecchio un'altra volta, figlio di puttana. Allora... Capita a tutte di essere in ritardo e tutte voi avrete sentito quella famosa frase di una ricerca di Oxford che diceva che chi è in ritardo vive meglio. È menzogna.
Ok. Questo cosa vuol dire? Questo comporta che in realtà chi è in ritardo manca di un cromosoma fondamentale, che è la X o la Y a volte. Quindi è genetico. Sì, ma se manca la X manca tutta la donna. Non no, so se sto parlando di donne, signor okay. Pillone. Allora, io sono dell'idea che chi è in ritardo sia un peso per la società. Quante volte ti è capitato, Pillone, di aspettare? Un attimo. Io quante volte ti è capitato? Un'importantissima discussione. Certo. Quante volte ti è capitato di aspettare qualcuno, a volte anche per ore? Molte volte. Quante volte hai pensato di ucciderlo? Molte volte. Però, allora, se posso spezzare una lancia... Se questo tuo sogno si avverasse... È un luminare. Se posso permettermi, io penso, mi capita delle volte di arrivare in ritardo, potrebbe essere un problema in questa utopia realistica. Tranne lei, insomma, io dico eliminerei tutti tranne lei. Capita anche a me, lo sa, di arrivare in ritardo qualche volta. Capita anche a lei? Sì. La deporteremo, mi non sembra, c'è problema. Mi sembra ma come si permette? L'ho invitata io qua, Non fraintendete, io creerei delle squadre quasi atte, predisposte per entrare nelle case della gente e eliminare i ritardatari nel sonno. Sembra ciò mi che ricorda fa il PD. Qualcosa. Mi spiega che cosa. Ehi. Non è pillota, è babodel. Se volete unirvi alla mia causa. Non credo che nessuno ci tenga. Mi lascio un'email. Mauri, no. Purificazione della razza @tiscali.it. Mi no, sembra lievemente... No, siete pregati so pubblico bene. Di lasciar perdere ciò che ha detto, perché... È come se avesse un tantino di... Oh! Oh! Qui stiamo chiudendo, abbiamo venduto tutto, devo fare il mio strip club, dai, fuori, ma su. Neanche sono... per sogno, lì non può interrompere la nostra trasmissione. Ah, sì, che posso. Oddio, c'è la parte io. Di Alice. Salve, come salve. Oh, ma professore, come sta? Che piacere. È stato un mio allievo per tanti anni, il signor tra Cordiales. Persone simpatiche ci si ritrova, vero? Sì. Oh, venga con me, ho tante cose di cui parlare. Lei mi sta simpatico, lo sa? Anche lei molto. Sembra una persona puntuale. Devo ammetterlo, sì. A volte mi capita di essere in ritardo, ma poche volte. Può capitare, se posso permettere, posso stringere la mano al... Non gli stringere la mano. È un genio, È sinceramente un genio. Arrivederci, professore. Arrivederla, professore. Grazie, complimenti. Grazie grande tutto, grazie a tutti. Sì, arrivederci. Purifichiamo la razza. Se ne vada, grazie. Anche lei dovrebbe andarsene, magari. Stai parlando con me? No, Mauri, non sto parlando con te. È la nostra trasmissione, questa. È vero, Cordiale. Nostra. E poi chi è che... senti, Giovanni. Giovanni, stai zitto un attimo. Si è fatta ora. Non credo proprio. Purtroppo ha ragione, ha comprato tutto quanto. Potrebbe chiamare la polizia e farci andare via. Non me ne frega niente, se ne va lei. Ma perché gli dai del lei adesso? Cioè... Te ne vai tu! Penso che dobbiamo andare, Alice. No, Dai, Ali. Andiamo. Giova, tu puoi anche rimanere, non c'è nessun problema, lo sai. Quelli ti rimangono qua, quelli ammazzano. Meno male che dovevamo andarci. Vediamo, se hanno sorelle no. Giova, hai sorelle? No. Ciao Giova. Signori. Grazie. Dai su. Spegnete le luci, stop, finito. Io non ci posso credere, Mauri. Non ci posso credere. Ci siamo arresi. Gli abbiamo lasciato l'acciaieria. Cioè, noi non ci arrendiamo, Mauri. Che cosa hai fatto ai capelli? Sei inguardabile. Li ho toccati un secondo, non è che ho fatto altro. Lascia perdere. Ascoltami, Ali. Abbiamo perso l'acciaieria, non possiamo fare altro. Cosa potremmo fare? Dobbiamo salvarla, dobbiamo togliergliela. È nostra, è il nostro show. Come facciamo? Ma che dobbiamo toglierla? Non è nessuno... È un professionista, sta solo... Ma ti rendi conto? Ti rendi conto a chi stiamo lasciando l'acciaieria? L'alcol aiuta a stabilizzare... Non difenderlo, cosa stai dicendo? Sai che c'è? Io lo capisco, ok? Ho perso l'acciaieria, vorrei essere come lui. Dovresti reagire, ti rendi conto? Oh, è assurdo, amore, è assurdo. Comunque, stai pensando ciò che sto pensando io, vero? Ali, non lo so, è appena passato l'ingegner Crollo, io sono sposato, non so se è il caso. Ma di cosa stai parlando, Mauri? Ma che cosa hai capito? Dobbiamo andare a casa di Connos. Subito, ok? Quindi muoviti, andiamo. Io stavo bleffando.
Su, dai mamma. Finalmente questa merda è finita. Da domani, beach club. Ecco, vedi, Mauri? Vedi nelle mani che siamo? Sì. Rendi conto? Sì. Vergognoso. Cioè, è questa casa di Condos? Sì. Sì, abita qua da qualche tempo. Non so, non gliel'ho mai chiesto. Agghiacciante. Scusi segretaria, posso entrare? Mauri! Senti, sei benvenuto a casa mia, vieni! Grazie! Prego, siediti pure dove vuoi! Cos'è, una festa privata? Sì, stiamo rilassando un po' di giornataccia. Lei è nuova? No, è una sua amica. Ah, chissà che discorsi. Allora, va bene insieme in realtà. Immagino. Vabbè, lascialo fare, che te frega. Che succede? Sei distrutto, sei sfatto, cosa c'è? Abbiamo perso l'acciaieria. Abbiamo perso l'acciaieria. Come hai fatto a dimenticarlo? C'è già detto. Giornataccia. Anche per noi. Anche per noi. Ok, dai, cerchiamo di risolvere questa cosa. Come? Francesco, chiama Francesco. È quello che hai ammazzato. Genio. Mega fuck. Vabbè, allora, il suo spirito, cerchiamo il suo spirito, lo invochiamo. Abbiamo ammazzato anche quello. Ah, lo sì, spirito? Stato tu. Avete ammazzato no, lo no, spirito? No, no, è stato un altro. Ed è stato tutto lui con la pistola, boom! Perfetto stile gonno. Esatto, dillo al magistrato. Questo è quanto, non so... Abbiamo Va bene, allora ci rimane una sola possibilità. Io un giratempo. Andiamo dietro nel tempo e rimettiamo le cose a posto. Cioè, un giratempo, guarda. Io ho l'occhio di Agamotto. Cioè, non ha... Faglielo vedere. State parlando, non capisco. Sì. Lui è una macchina del tempo. Una macchina del tempo? È sì, un viaggio nel tempo. Non esistono le macchine del tempo. Certo che esistono, vita nel futuro? Sì, è vero. Ma non abbiamo prove che lui abbia mai viaggiato sì, nel tempo. Ti... L'assassino di Kennedy. Cioè lui ha ucciso Kennedy? No, lui guidava. Un'altra? Il cavallo di Troia. Lui guidava il cavallo di Troia? No, faceva il cavallo. Okay. Fidati, cioè, fidati. Da questo non abbiamo niente da fare. Tanti, cosa? Andiamo. Ok. Fagliela vedere. Risolviamo, dai. So che sei dispiaciuto per questa cosa dell'acciaieria. Sì, so che faresti qualsiasi cosa. Sono cordiale, sono un po' lo sento so. In colpa. Sì, sai. È quasi tutto colpa tua. Ho bisogno di un favore. Sei disposto a farmi un favore grandissimo? Certo, dimmi. Mi apri il cancello. È questo il favore grandissimo. Vieni, Ali. Grazie, Connor. Vienici a trovare spesso, sì. Mi raccomando. Sì, non puoi, adesso non puoi entrare, siamo stretti. Lo sanno tutti che non si può viaggiare, le donne non possono viaggiare nel tempo. Sì. Non hanno il passaporto. Ma che dite? Non è vero. E poi Connor sei ingrassato, staresti stretto, non lo so. Tu vai fuori, sei sempre la migliore. Certo, grande. Sempre in forma, bella giacca, ragazza. Ragazzi, fermi. Devo recuperare una cosa in acciaieria, non è che mi dareste una mano? Dai, fai una fermata, mi metto la cravatta.
Finalmente questa merda è finita. Da domani, Beach Club. Oh, andiamo. Soffiatevi il moccio. Tutto deve finire. Se finisce Game of Thrones, dobbiamo finire anche noi. Ciò che vi sfugge è che, ecco, l'ex acciaieria non è un posto. È il gruppo di persone che fa lo show. Ed è per questo che vi invitiamo il 20 dicembre all'Auditorium Comunale di Cagliari, alla Marina, per vedere l'ultima apparizione dell'ex acciaieria. Non live, ma on stage. Ex acciaieria on stage, 20 dicembre.